Uscirà la sinistra! Questo è lo strisciare che portiamo oggi in piazza con noi! Questo è il saluto che diamo a questa piazza! Perché per noi l'Italia non è solamente la perdita dei posti di lavoro, di tutti voi dipendenti, di tutto l'indotto, di Eritari, di tutte le altre compagnie che sono state fatte fuori. Per noi l'Italia rappresenta il futuro di Fiumicino, rappresenta il reddito di Fiumicino e non solo per Fiumicino. E dovrebbero accorgersene anche i comuni limitrofi, è scandaloso che fino ad oggi non abbiano detto una parola. Oggi vogliamo sentire il consiglio comunale, ma lo sentiremo qua sotto con voi perché non siamo stati invitati. L'amministrazione di Fiumicino non è stata invitata al consiglio capitolino. Che da questa piazza, come lo è stato nelle scorse settimane, deve andare e fu un appello alla sindaca Rabbia affinché faccia un voto proprio per cui prenda su di sé quello che è una situazione drammatica del suo territorio almeno quanto del nostro, perché tanti di voi vivono, sono cittadini del comune di Roma, tanti cittadini sono cittadini della città metropolitana di cui la sindaca è anche presidente della città metropolitana, quindi è fondamentale che anche il comune di Roma, come abbiamo fatto noi dal primo momento, venga insieme a noi, sia con noi in piazza e sui tavoli in cui tutto questo si sta muovendo. È stato detto che qualcosa si è riuscito ad ottenere in queste settimane, se anche chi al governo era fermo nelle proprie posizioni, perché l'abbiamo visto che c'erano delle posizioni che erano già decise, e invece forse qualcosa si è mosso, e si è mosso proprio dopo l'ultima manifestazione di mercoledì. Se questo è avvenuto è la dimostrazione del fatto che chi sta qui oggi, chi sarà qui domani, conta qualcosa, che noi contiamo, che la mobilitazione conta qualcosa, ed è fondamentale non fermarsi fino a che il progetto di ITA, così come lo si vuole, come lo vuole qualcuno, venga abbandonato.